schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi ragazzi, un glitch dei soldi che si fa in due, visto che ultimamente abbiamo tutti i glitch che si fanno in tre o in quattro persone e questo si fa in due. I requisiti sono questa Maze Bank ragazzi, non so se si può fare in altre che hanno appartamenti vicino, forse l'Arcadius, però non saprei dirvi, dovreste provare, e due appartamenti a Del Perro. Poi dobbiamo avere un amico in sessione che ci aiuta, in questo caso il mio amico si trova all'Eclipse Tower, ma fuori dall'Eclipse Tower, non in garage ragazzi, e una moto che ci servirà per fare il glitch. Quindi quando abbiamo tutto possiamo partire. Innanzitutto la prima cosa che dobbiamo fare è andare in comandi remoti e accendere la moto ragazzi, in maniera tale che quando usciremo dal garage la troveremo bella e pronta e in quella posizione dove l'ho messa io ragazzi, non in altre posizioni perché sennò impiegherete troppo tempo, la troveremo bella pronta ed accesa. Allora qui mi vado a sistemare le auto perché ce l'ho messa a cazzo di cane e dopodiché possiamo partire per fare il glitch. Allora innanzitutto la prima cosa che dobbiamo fare è invitare il nostro amico in garage, che non andrà a accettare ma andrà ad unirsi ad un'attività Rockstar, e andrà comunque a fare un'attività Rockstar, ad ostare un'attività Rockstar, scusate ragazzi, e noi quando lui sarà in questa attività che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere il menu di gestione veicoli come sono io adesso e andare ad unirci tramite menu start al nostro amico. Siccome saremo in sessione privata basterà unirci, schiacciare due volte X e ci ritroveremo nel nostro garage automaticamente, senza bisogno che chiuda la sessione o che esca dalla missione. A questo punto il nostro amico uscirà dalla missione e entrerà nel garage dell'Eclipse Tower ragazzi e rimarrà lì fino a quando non dovrà accettare l'invito. Intanto noi che cosa dovremo fare ragazzi? Dobbiamo andare a posizionarci dietro la solita quarta auto, dietro il solito quarto veicolo come si faceva in tutti i glitch. Come state vedendo io sto andando a posizionarmi e quando saremo dietro il quarto veicolo andremo a scambiare i veicoli. Lo scambio dei veicoli come funzionerà? Andremo a scambiare qui, in questo caso io andrò a duplicare due auto alla volta. Lo scambio dei veicoli funzionerà che scambierò la terza con la quarta, la quinta con la sesta e la settima con l'ottava, che sono al piano superiore. Quando andrò a scambiare la settima con l'ottava, il mio amico accetterà l'invito in maniera tale che ci sbatterà fuori, come avete visto. Saliamo di corsa in moto e andiamo immediatamente nell'altro garage. Il nostro amico vedrà una schermata nera, avrà tutta una schermata nera nel frattempo che noi entriamo nell'altro garage, e quello sarà il tempo a noi necessario per poter far funzionare il glitch. Se il nostro amico non sarà dentro il garage, che sia dell'Eclipse Tower o magari ancora più lontano, noi non avremo il tempo di far funzionare il glitch. A questo punto, quando saremo nell'altro garage, potremo uscire tranquillamente o restare nel garage e comprarle lì le LG e sostituire le LG come da lista, come state vedendo che abbiamo duplicato, o meglio le LG che sono LG, non le retro custom, ma non vi sbagliate perché sennò perdete le macchine, qua non piangete che vi fa male. E a questo punto ragazzi che cosa dovete fare? Dovete solamente aspettare il messaggio che vi confermerà, come vedete in basso a sinistra, che le vostre auto sono arrivate. Rientrate in garage e prendete e fate il solito cambio di targa ragazzi, come si fa in tutti i glitch. Mi raccomando, targhe personalizzate per fare il glitch, quindi
badate bene, insomma, esclusivamente targhe personalizzate, perché altrimenti non avremmo la possibilità di poterle vendere. Non so, magari ci scatterà il blocco e quindi siamo impicciati, insomma, no? Poi non è che posso inventarmi i castelli e dirvi come si fa a vendere tutte le auto. Quindi a questo punto rientriamo in garage, cambiamo le targhe, come vedete il mio amico è rimasto in garage. Questo è l'unico sistema, ragazzi, per far rimanere il vostro amico in garage e voi uscire. Non ci sono altri sistemi, a meno che non usiate altri tre collaboratori, ma già è difficile trovarne uno, insomma, che vi dà una mano, figuratevi tre. Quindi detto questo, ragazzi, come ho già detto, cambiate le targhe. Se il glitch vi funziona una volta nella sessione e poi magari la seconda non funziona, basterà cambiare sessione, fare un'altra privata e continuare la duplicazione, ragazzi. È abbastanza semplice, non credo che ci sia tutta questa difficoltà nel fare questo glitch. È un glitch come tanti altri, insomma, ne abbiamo visti anche di più difficili e li abbiamo fatti, quindi non vedo come non si possa fare questo, anche perché cioè l'unica cosa richiesta un po' più fuori dal normale è quella di comprare, o se le avete già, perché tanti sono diciamo persone che hanno pochi soldi, quindi hanno comprato magari casa del perro e la made bank del perro, che sono quelle un po' più economiche, quindi partono pure più avvantaggiati. Non so se funziona con Arcadius e l'appartamento che si avvicina all'Arcadius, oppure con Maze Bank e l'appartamento che comunque sta sempre vicino all'Arcadius. Potete provare, però non vi garantisco. Con questo ho provato, funziona abbastanza bene. Che altro dirvi, ragazzi? Il glitch è questo, cercherò di portarne altri un po' più semplici, non so, vedrò di portare quello che posso portare. Come sapete, io i glitch porto solo ed esclusivamente glitch che riesco a fare, ma non che riesco a fare solo io, che riesco a fare più di una volta, perché se riesco a farlo una volta sola e poi non si fa più il glitch, è inutile portarlo, perché è un glitch infattibile. Quindi non me va che magari pensate che pubblico fake e cazzate varie. Detto questo, ragazzi, buon glitch a tutti, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.